Allora, ragazzi, è un momento cruciale, possiamo dire così. Siamo a 2 punti in 2 partite, pareggio con Fiorentina e Spezia, e abbiamo la partita contro l'Inter che ha 2 punti come noi. Allora, mentre noi andiamo a fare la nostra bellissima formazione, allora, veniamo da, praticamente questa è la quarta stagione e ogni anno sembra ripetersi sempre la stessa storia, che a inizio anno fatichiamo parecchio nella prima parte di stagione. Poi, nella seconda parte della stagione, per motivi a me sconosciuti, iniziamo a carburare e a macinare risultati. Ora, tanto Daniele in porta, che oggi tocca a lui, e basta. E Christian sempre a centrocampo. Poi, quindi, allora, non vorrei che rivivessimo anche quest'anno l'ennesima volta in cui riusciamo a passare il girone per un miracolo, in cui fatichiamo fino a gennaio per poi carburare. Cioè, cerchiamo di fare più punti possibili, eh? A inizio anno, poi se dovesse confermarsi anche questa volta l'ennesima in cui riusciamo a migliorare di colpo i nostri risultati, poi bisogna far loro i complimenti per aver portato a casa i primi punti. sarebbe, In no? pochi ci avrebbero scommesso Sarebbe la meglio. sfiga. Prova a metterla in mezzo. Non riesco a Per poi spazzarla, non non è dover su. finita. Quello sarebbe fallo a casa mia, Buttala che signore. scappia. Comunque, dicevo, per poi non dover fare una rimonta clamorosa nella L'Inter seconda che si parte avvia verso il dell'anno, sedicesimo per non poi minuto. andare a fare Pereira insieme a 2.500 Kovacic calcoli, ma nella zona centrale del campo. giocare. E i due E punti per l'Inter, poi basta! 1-0. Gara che cambia subito spartito. Eccolo qua, il bomber. Miglior marcatore della passata stagione, Andrea, Della con seconda mi parte sembra 25 gol aveva Pereira ha fatto. salvato il portiere con questa conclusione da distanza davvero Ok, ravvicinata. dai. Dai, che l'Inter forse è più in difficoltà di noi, forse. E comunque noi, vittoria con lo Spezia Ed ecco dunque rubatissima. arrivato il primo gol dell'incontro, Super 1-0. rubata. Con la circolazione del pallone. No! Prova a far partire il tiro. Pareggio solo sfiorato qui. Raga, però quanto siamo lenti e macchinosi. L'hai Occhio al visto? cross dal L'hai mezzo. Colpo di testa apprezzabile nelle intenzioni, meno nella visto? riuscita. L'aveva visto, ma Zaccaria non aveva visto la porta. Occhio al tentativo in campo aperto. Guarda che parte, guarda che parte, seguilo Occhio qui al Mirko. contropiede. Bravissimo Contropiede Mirko. gestito davvero male. Bravissimo Mirko. Poggia. Vamo gira sta palla. Possiamo farlo, facciamola girare. No, ho capito però. Buono il recupero del pallone. Allora, ci abbiamo gli esterni che l'anno scorso davano parecchia profondità, quest'anno dormono tutti. Peppe. Prova con questo tentativo che Valerio, può essere importante. ah! Uscita bassa, decisa. Recupero. Vale. La gioca profonda verso l'attaccante. Provano la palla dentro. Traversone che viene murato. Finisce qui il primo tempo, squadre che rientrano velocemente nel Ah, proprio terreno. partita rognosa pure questa. Vediamo il secondo tempo, raga. Io se sto un po' più zitto è perché ho un po' Tutto di pronto, tensione, l'arbitro dà sinceramente. inizio alla seconda metà di gara. E quindi stare un po' più concentrato possibile. Sicuramente un giocatore che può dare molto a questa squadra, Pier. Parlo sia a livello di entusiasmo che con le sue prestazioni in campo, eh. Torniamo. De Tomas. Barella. Occhio al pallone Quello permanente. de. Un gol bellissimo, Chi è? calciando di prima, intenzione, traiettoria Sì, fantastica. vabbè. E possiamo rivedere l'azione che ha portato il gol. Tutto è partito da questo Vabbè, cross. Davvero un'ottima assistenza per il compagno. Un'esecuzione perfetta, ha avuto io. coraggio Oh. e si è staccato bloccando l'avversario. Ecco Mount. Bravo Ecco Vincenzi in Mirko! area, Che pallone di recupero. comodo. Ma chi? Mannaggia, tutti fuori posizione perché non si sa. Barella. Possono Non si sfruttarla per sa. andare in vantaggio. Mount! Portiere che si salva sulla Daniele porta sicura da Capresso. pochi passi.
E poi abbiamo il Fenerbahce, in Champions. C'è il tocco corto. È già nostra. Detto io era già nostra. Vai Salà. Vai Salà. Corri Salà. Corri. Guarda questo. È veloce. Vai Salà. Vai Salà. Vai. Vai. Emanuele. Emanuele. Sì. Culo. Il gol è di Salah, mamma mia, con quale forza e tigna ha retto. Raga, 15 minuti, ve prego. Anche il difensore l'ha visto. Ecco Sadio Mané. Prova ancora il giocatore dell'Inter a caccia del gol. No, no, Dani. Non hanno mollato e hanno trovato il gol del pari. Ci siamo disuniti. Che poi a me la cosa mi fa rabbia, no? Che poi al ritorno magari si vince 5-1. A me questa cosa mi fa rode. Il cronometro corre, devono sbrigarsi se vogliono trovare il gol. Occhio al tocco preciso per Diego. Diego! Come con la Fiorentina? Come con la Fiorentina? Come con la Fiorentina? E riversarsi in avanti per tentare tutto per tutto, se vogliono ciuffare almeno il pari. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'azione del gol. Non ha sprecato da pochi passi. Prova il vantaggio al tramonto del match. Doccia la velocità degli avversari. Ripeto, una stagione così non si può fare. Siamo entrati negli ultimi. Prova con questo film. Manuè? Chiusa! 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 Tutti a casa! Tutti a casa! Yes. Che fosse la volta buona, eh? Che sia la volta buona, che sia la partita buona. Giuseppe, visione. Visione di gioco di Giuseppe, gol di Emanuele. Arriva il triplice fischio, si impone la squadra di casa. Prosegue il loro momento magico, sono arrivati tre. Prima vittoria della stagione. Partita difficilissima, tostissima. E questo dimostra che la panchina serve. Tanto ci godiamo. L'inizio della Champions League, la sigla della Champions. Allora, oggi debutta anche la nuova maglia da trasferta, che l'ho cambiata, e debuttiamo in trasferta, in Turchia. Speriamo che sarà una trasferta dolce per noi. Allora... E dunque Gianluca abbiamo detto. Dove cacchio sta Gianluca? Poi Francesco al posto di Zaccaria. Matteo al posto di ok, Simone titolare e Leonardo in panca, pronto a subentrare. Tocca oggi ad Alex in porta e poi la prossima volta toccherà a Lino, così poi ricominciamo il giro portieri. E ci siamo. Andiamo a giocare. Si debutta in Champions. Storico debutto per il Sabaudia. Storico debutto per questi giovani ragazzini terribili. Questi pulcini del Sabaudia che debuttano in Champions contro il Fenerbahce. Partita tosta. Girone di ferro. Perché poi l'altra partita, Robby ha ragioni, e Chelsea Bayern Monaco. Debutta la maglia blu a strisce rosse. Perché sono partite capaci di esaltare, ma anche di riservare amare sorprese. No. Poi un po' fischia subito punizione così per nulla.
calcio al tiro. Bravo Alex. Portiere costretto a intervenire qui. Bravo Alex. Ma può correre lungo l'out. Ah, io voglio capire una cosa, no? Ha letto molto bene la traiettoria. Voglio capire una cosa. Perché? Faccio un contrasto io e fallo. Fanno lo stesso contrasto loro, non è fallo. Non è niente. C'è di ripartire corto. Ciao Pedro. Deve liberarsi del pallone. Bravo Gabri. Vai. Fa salire sta squadra, Samuele. Si alza il sipario sulla UEFA Champions League. Il match d'esordio regala sempre grandi emozioni. Nico. 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 La bordata, Nico! Contropiede micidiale! Primo gol in Champions! Del Sabaudia, lo firma Nicolò. Azione del gol che merita di essere rivista. Contropiede micidiale, direi. Ha mantenuto la lucidità necessaria per piazzarla alle spalle. Dai! Che non poteva far niente qui. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Si accetta. No. No. Recupera una palla grazie. No, passaggio brutto. Spazio per ripartire. No, 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 no. Seguilo, 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 seguilo. Seguilo, seguilo, seguilo. Bravo Alex. Bravissimo. Grazie dunque per l'aggiornamento. E vabbè. Accompagnano l'azione. No! 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 Esattamente in porta, glielo chiede anche il pubblico. Sono andati a un passo dal pareggio, pallone che non è uscito di molto. Bel tentativo, Pierre. Perché mi devi cambiare telecamera? A buffo. Stiamo a sbagliare tutti i passaggi possibili. No! Ma perché? Ma perché? Ma quale tiro dalla bandierina? Ma che cazzarola stai dicendo? Ma... Ragazzi, toglietegli il vino. No. Si chiude le 5 squadre dunque negli spogliatoi. Allora si può fare, gara valevole per la si può fare. Dice colto favorevolmente dai tifosi. E io li capisco, Pierre. Questo è un giocatore dalle grandi qualità tecniche, eh. Ora aspetta solo il tecnico. Metterlo nelle condizioni di rendere al dimmi che buona. Grande occasione. Pallone sul palo. Che buona. C'è spazio per nostro. Gioco fermo, c'è l'offside. Meno male, meno male, meno male, meno male. Mo 5 minuti e fammi i cambi, eh. Dai. Giallo. Grande possibilità questa. Dai! Sì. Finalmente. Finalmente ci abbiamo fatto a segnare. Abbiamo fatto a segnare. Che sofferenza però, ragazzi. All'occasione per restare in partita. Ma grande Alex. Ah, vi prego, ragazzi. Conclusione respinta, non è finita. Hanno un'altra palla gol. E ci sarà dunque calcio di punizione. Ma basta, ma aveva calciato tre quarti d'ora fa. Ma basta dagli falli a caso. Che va in porta, va in porta, va in porta. Detto va in porta, rimani in porta, Cristo, Dio! Mannaggia, os. Spazio per andare. Oh! Attenzione, è una possibilità. Hanno un'occasione per segnare. Ti pre... Aveva solo il portiere da battere. Perché? Perché sto tiro brutto? Perché sto tiro brutto? Optano per il cambio. Pronto a bordo campo per entrare. Gabri, Gabri dovevi seguire. Ultimo disperato tentativo per pareggiare. Attenzione all'attaccante. Ci ha messo una pezza. Oddio. Sì. Mamma mia, che brivido, ragazzi. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Hanno approcciato meglio la gara. Non ci voglio credere. Che cazzarola di roba. Terribile. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Tre punti. Tre punti. In Champions. Io ho detto, raga, quest'anno non ci arrivo a fine campionato. Allora Monza. E poi dopo il Monza vedremo la classifica.
come siamo combinati. E vedremo. Vedremo quello che uscirà fuori. Allora, Lino, abbiamo detto, giusto, sì. Così poi dalla prossima volta ricambia tutto un'altra volta. E cioè ricominciamo il giro. Sempre questi. E andiamo. Maglie sono giuste. Non perdere qui sulle frequenze di EA Sports, sempre in prima linea per regalarvi il grande calcio in diretta. Pierluigi Pa. Il pubblico lo spinge a tirare. Attenzione perché questa può essere Ah, l'azione grande che vale il Lino. vantaggio. Lino. Ottima Vabbè, il parata Monza, dal portiere. raga, pare tipo il Barcellona. Sì, però raga, basta sbaglia Ancora per passaggi, tenere il computer pronto. basta. A metri sulla fascia. Ma ci volevo andare. Aspetta la conclusione. La risposta ma non è finita. Intervento Vai decisivo che salva la Valente, porta. accelera. Mamma mia, quanto lenti. Prova l'imbucata per Peppe! Europa. No, non ci Decisivo voglio per il credere, non ci portiere. voglio credere, non Nel ci voglio 2 contro credere. 1 ha fermato l'attaccante lanciata a rete. Si parla spesso di parate che valgono come un gol. Questo è uno di quelle. Segna 1-0 per il portiere. Occhio al tocco in Buona. mezzo. Deviazione di testa che termina sulla palla di No! fuoco. Bravissimo. Valerio. Mezz'ora per mettere giù la palla. Buon pallone filtrante. Zagaria! Gol troppo facile per il Zagaria! Per blocco del rispondere alle risultato. critiche. E lo dice, non ve sento, non ve sento, non sento le critiche, non sento le Splendido il suggerimento in verticale in occasione del gol, come evidenziano bene queste immagini. Ha aperto quindi il piattone e l'ha messa alle spalle del portiere che ha provato invano a opporsi alla Bravo conclusione. Zac. Hanno Dai. aperto le marcature con. A metri per andare. Valerio, ma Dice perché? di no qui il Perché portiere. tirate tutti Il così portiere sulla piano? linea, portiere Non si può battuto. sapere che cazzo è successo in estate. Sbracalo. Davanti ancora per un minuto. Può provare la botta, va al Bravo suo Lino. dovere qui il portiere. Arbitro, sarebbe tipo Una finita. buona occasione si Fischiamo presenta per per il pareggio favore. e i tifosi spingono, si fanno sentire, avvertono il profumo di gol nell'aria. Bravo Lino. Allora, L'arbitro che manda tutti negli spogliatoi. considerazioni in questo intervallo su questa partita, ma anche su quelle Il precedenti. pubblico. Allora, abbiamo un problema. Cioè, sto avendo un problema. Problema è che i giocatori sembrano pesanti, cioè proprio pesanti, che non riescono a correre, che i passaggi li fanno, cioè tu premi il pulsante e dopo un secondo, dopo 2 secondi arriva il passaggio, quindi input lag non coordinatissimo. I tiri, i cross, i passaggi come potenza sono tutti sbagliati. Tutti sbagliati. Questo è l'inizio della stagione, ma di sempre, di ogni inizio stagione. Poi cominceremo a macinare. Però, cioè, ogni volta è un parto, ogni partita è un È tutto parto. pronto, Io comincia il secondo ci tempo. provo, è normale. Sarebbe anche il Torino su questo giocatore, secondo alcuni siti, il tecnico Granata pare l'abbia messo in cima alla lista. Occhio qui, può concludere. Dai avanti sta palla, grazie. Buona circolazione palla. Prova a calciare, aspetta bene questo lancio di rimpallo. Ah, pure Max è lento nei movimenti, in tutto. Oh, vabbè. Giuseppe. Giuppè. In Giuppè! mezzo. Valente! Tiraci! Palla Mamma mia, ribattuta. Gri, che tiro brutto che hai fatto! C'è il gol, parità dunque. C'è la parità grazie al gol del 1-1. Ah, tocca fare i cambi, mannaggia. Possesso palla non fa prevalere una squadra sull'altra. C'è equilibrio tra le forze in Guarda, campo e sostanzialmente che il roba. pareggio è giusto. Questa è la Guarda. rimontata, Pierre.
Guarda, guarda che mannaggia il porco. Pazzesco, non abbiamo vinto un contrasto di testa, uno, manco per sbaglio. Manco per sbaglio. Sì, vabbè. Buongiorno. Il tratto è calibrato Te bene, prego. pallone in profondità. Ti prego. Gol! Che reazione! Subito dopo aver subito, hanno trovato la rete. Niente, raga, i cambi ci stanno salvando quest'anno, eh. Per ora ci stanno salvando i Splendido cambi. suggerimento in verticale in occasione Proprio del come gol. inizio di Convenienza campionato. lo deve Max, meno male che ha sostituire. azzeccato Va un avanti ancora passaggio in oggi, questa stava in partita. salvia per piazzare. Vuole rimboccare. No! E dai, Chris! Si riporta in vantaggio dunque. La mano del tecnico. Che occasione deve approfittarne? No, raga, La no, porta no. molto complicata. Gran palla in mezzo. No, se l'ha Tira allungata. benissimo. Una parata che vale come un gol. E la mette dentro. Sulla ribattuta ha trovato il tocco giusto. Non ho parole. Abbiamo assistito a 6 gol, Io non ho 3 a parole. 3, grande Cioè, questo spettacolo. dimostra, se ce ne fosse bisogno. Provano uno degli ultimi assalti del match, vogliono regalare il successo ai propri tifosi. Ma perché te Perfetto sposti? inizio Ma di perché te partita. sposti? Ce l'hai lì, Si giocherà niente. per almeno altri 2 minuti. Finisce qui con il Oh, pareggio, quando curioso. giochiamo noi, Non porca di sembra quella del miseria! tutto come Due andava. minuti sono, due Però minuti qui ci fischia. può stare, sì. Potrebbe Giocano loro essere il un secondo minuto, gol di fischia dopo sette Cavani. minuti. Attenzione perché questo. Sono basito. Perché così ragazzi è davvero difficile. Allora, situazione in classifica. Situazione in classifica. Abbiamo 7 punti e siamo settimi. Cioè, nonostante tutto non è messa proprio malissimo, malissimo, eh. Cioè, andiamo a vedere le partite come sono andate, quello che è successo nelle partite, non è che proprio siamo messi così male. Problema è tutto il discorso che abbiamo visto e abbiamo detto. Allora, una vittoria, tre pareggi e siamo, no, abbiamo 6 punti. Siamo settimi a 6 punti, infatti 7 dove? Comunque, siamo a meno 6 dal Torino, primo. E vabbè, 10 punti la Juventus. La prossima volta è tosta. Prossima volta pesante. Salernitana, Juventus e Bayern Monaco. E col Bayern sfida fondamentale per la Champions, perché se il Bayern ha vinto 2-0 con il Chelsea, vuol dire che praticamente sarà quella che chiuderà prima il girone, quindi noi dobbiamo fare più punti anche col Bayern Monaco possibili, sperando bene. Detto ciò, ragazzi, io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima giornata. Bacioni.